sembri un porno attore degli anni 70, tipo Carel De Brest. Ma cosa ci fai conciato così, Leonardo? Che culo! Cosa ci faccio conciato così? Guardate! Mi devo ancora preparare, sto facendo... Forse è meglio se stasera facciamo un campo lungo. Facciamo un campo lungo e io mi rimetto gli occhiali, magari. No, 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 si no, vede il riflesso. Dunque, sono qui che sto aspettando Village People. Stasera la prima selezione. C'è questo video che mi sta illuminando con un logo meraviglioso. L'ho fatto io l'anno scorso. E vedremo questi nuovi talenti cosa fanno questa sera. Io sono molto speranzoso. Ascolta, e dopo Village People? Dopo Village People parte il turbine. Nel senso che fuori comincerà la musica, ci sarà Missy Collante con Miss Linda. Per cui ti dico solo partini. Torneremo negli anni 50 e poi negli anni 60. E poi partirà quasi contemporaneamente anche dentro con DJ Vittorio, fuori sarà Jack DJ, sarà DJ Vizzo, con Paolo Tucci e ci sarà la sua animazione e ci sarò anche io. La cosa bella di stasera è che ci sono 40 gradi e che comunque c'è una sala climatizzata enorme. E che io non mi squaglio. No? Esatto, e dove si può stare dentro? Si può stare dentro la sala, ci sta da Dio, c'è l'aria condizionata, per cui entrate, potete bere, ballare, fare un po' quello che si può fare, insomma, diciamo così, divertendovi e senza sudare, cioè senza dover star lì a sfigurarvi, a dover non baciare nessuno, perché altrimenti va stacca sta appiccicatezza. Ma chi vuoi che ti baci? No, io mi ho fatto il callo, cioè voglio dire, il no è diventata la risposta che voglio sempre. Carino, eh? Ascolta, e invece domani sera? Domani sera invece c'è... Ella. No, domani sera ci saranno gli orsi. Già, che detta così uno dice che c'è, ma lo so. No, gli orsi sono uno dei vari gruppi che esistono nel mondo gay. E trattati dei ciccioni, ma di vari tipi di ciccioni, dai ciccionissimi ai ciccionetti, a quelli pelosi però muscolosi, a quelli non muscolosi ma pelosi, oppure muscolosi. Vabbè, ti sei già incasinato. Sono 30.000 e ognuno ha il suo nome e si muovono in blocco, è fantastico. Ogni volta che sono loro c'è sempre tantissima gente e una festa super. Ma dove si muovono gli orsi c'è il fresco o no? Sono rimasto un po' male dopo questo. Sì, in realtà, quando sono gli orsi, si sa che un po' d'acqua te la portano addosso. Tu mettici un attimo sopra questo, che faccio in lascia di fronte uno specchio. Ma noi abbiamo la sala climatizzata? Ma noi abbiamo la sala climatizzata, perché in mezzo alle nostre tantissime offerte, lei può trovare anche il climatizzatore, solo che non lo paga, perché è già montato. Allora, vedete le vite ghiacciate e il climatizzatore, poi già sta cacarella, però... È meraviglioso. Ok, sei scaduto. Sei io sì, da mo'. Come il latte di 20 giorni. No, a parte gli scherzi. Leonardo, vado a prendere posto per il Village People. Un bacio ai ragazzi del Village. Io lascio il palco, lo voglio dire a Daniele, a Daniel Pride, questo sarà il suo debutto. Sì, lasciamolo perdere che è emozionato come non sempre, come una cosa di debutto lui, ma l'abbiamo già visto lavorare l'anno scorso. In realtà è un debutto solo ufficiale. Molto bravo, una grande grinta, sta gestendo lui, ragazzi. Sarà un gran bel lavoro. Io sono molto felice e curioso. E un saluto a tutti gli orsi e ricordatevi che uno magro così orso non lo sarà mai. Non è che si diceva una volta, aspetta, meglio fare invidia che pietà, si diceva. Ma io per discreta invidia pensavo di farla. No? No. Ciao!